uniforme di orientale bello. Ecco, le immagini che vedete sono relative alla partenza dell'undicesima edizione del trofeo Città di Brescia, meglio conosciuta come la Regina della Notte. Eh sì, perché poi questa corsa si svilupperà naturalmente con il buio. Gara importantissima per la categoria dilettanti nel bresciano, importante perché per vincere questa corsa ci vogliono delle doti eccezionali. Non si può pretendere di arrivare qui, trofeo Città di Brescia, senza la preparazione, senza la determinazione e soprattutto senza la classe che appunto serve per arrivare fino in fondo. Dicevamo, è stata definita la Regina della Notte perché appunto questa manifestazione, una delle poche tra l'altro in Europa a disputarsi appunto con l'ausilio delle luci artificiali, è importante, è una corsa che ha avuto una storia veramente tutta sua particolare, è entrata a far parte della storia del ciclismo bresciano. Questa avventura iniziò nel 1963, allora si chiamava Trofeo Amedeo Guizzi, era dedicato ad un personaggio straordinario del mondo ciclistico bresciano, appunto Amedeo Guizzi, grande organizzatore, grande appassionato, fu presidente dello Sport Club Brescia. Alla sua scomparsa i suoi amici decisero appunto di dedicargli questa importante manifestazione che diventerà sempre più importante anno dopo anno. Ad un certo punto fu proprio Mario Podetta, uno dei grandi organizzatori del ciclismo bresciano, ad avere la fulminante idea di far gareggiare questi ragazzi appunto in notturna e fu subito un successo. Vedete queste immagini relative ad un terzetto che ha cominciato a dare proprio così fuoco alle polveri con i fari delle automobili, suggestivo naturalmente il percorso. Dicevamo, Mario Podetta ebbe la brillante idea di far correre appunto di notte. Undicesima edizione, dicevamo, del trofeo Città di Brescia. Purtroppo il trofeo Guizzi terminò nel 1996, allorché la famiglia Guizzi decise di non dare più il suo apporto organizzativo per questa importante manifestazione e si rischiò veramente di perdere un patrimonio importantissimo per il ciclismo non solo bresciano, ma oserei dire nazionale. L'allora senatore Bruno Boni si mise in moto, era un grande appassionato di sport, l'ex sindaco Bruno Boni fece di tutto veramente per ridare a Brescia questa importante manifestazione, volle a tutti i costi che questa manifestazione continuasse e fortunatamente dobbiamo dire ci riuscì. Iniziò allora l'avventura di questo trofeo che oggi appunto è chiamato Città di Brescia, ma che ancora molti ricordano con il nome originale, infatti tanti lo chiamano ancora il trofeo Guizzi. Era molto atteso il campione italiano Under 23 Simone Ponzi, in maglia conquistata pochi giorni prima, ma purtroppo il portacolori ghedese della Zalf, Desire Fior, ha dovuto partecipare ad un'altra gara in Veneto e quindi ha mancato veramente un apporto importante. I bresciani avrebbero voluto applaudirlo, sicuramente festeggiare con lui la sua bellissima maglia tricolore, ma ahimè, come vi ho appena detto, il patron della Zalf ha deciso di farlo partecipare ad una corsa a tappe in Veneto, dove tra l'altro Simone è andato molto molto bene. C'è comunque il campione degli Elite Matteo Montaguti della Gavardo Tecmor con un bellissimo tricolore appunto guadagnato anche lui pochi giorni prima. Dicevamo, la corsa, 111 atleti e sono veramente attacchi su attacchi. Ad un certo punto sono tre corridori che prendono leggermente il largo, riescono a guadagnare qualcosina sul gruppo e fra questi dobbiamo citare uno straordinario Carini, Giovanni Carini della Pagnoncelli. La Pagnoncelli poi farà veramente la parte del leone, sarà la dominatrice come vedremo poi con l'arrivo vittorioso di Luca Gasparini. Si porterà dietro altri corridori. Ad un certo punto, quando siamo grosso modo a metà gara, sette giri alla conclusione, vedete intanto sfrecciare la maglia tricolore di Matteo Montaguti della Gavardo Tecmor, il gruppo qui è ancora compatto, poi si spezzetterà in parecchi tronconi. Dicevamo, l'attacco del terzetto di cui faceva parte Giovanni Carini porterà sicuramente scompiglio nel gruppo, poi a questi tre atleti se ne agganceranno altri. Corsa che risulterà veramente molto veloce, altamente spettacolare. Vedete qui le maglie della Pagnoncelli nelle prime posizioni, è stata veramente straordinaria la corsa della formazione bergamasca che ha piazzato praticamente tre atleti nei primi dieci, veramente molto 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 bravi. Attacchi, vedete che si susseguono, qui siamo naturalmente con le telecamere fisse in castello sulla sommità del Colle Cidneo dove è situato il GPM, vedete anche la Unidelta è presente.
sfilano i corridori, naturalmente qui la fatica comincia a farsi sentire, la selezione sarà spietata come sempre, una corsa durissima questa che vede protagonisti gli Under 23 Elite sul Colle Cidneo, vedete spettacolare veramente l'arrivo, e qui siamo ancora con le immagini sulla testa della corsa. Giovanni Carini è stato raggiunto da altri corridori, c'è un gruppetto di cui fanno parte oltre a Carini Benedetti, Gasparini, Maritz, Rizzi, Popkov, Donesana e Valskva. Sono questi i portacolori che stanno pilotando per il momento l'undicesima edizione del trofeo Città di Brescia. Il gruppo è leggermente staccato con il campione italiano Matteo Montaguti che cerca di riportarsi sotto. Farà una buona corsa il campione degli Elite, vedete la sua maglia. Eccolo qua Matteo Montaguti che passa a denti stretti sotto il traguardo in questo momento. Questa è la testa della corsa, vedete in ultima posizione Giovanni Carini, veramente molto bravo il velocista della Pagnoncelli, ha messo i suoi quadricipiti femorali alla squadra, li ha utilizzati per dare una mano ai compagni di squadra Gasparini e Rizzi. Poi sarà Gasparini naturalmente più dotato per questo genere di corse, più leggero, un passista potente. Gasparini effettuerà uno scatto nei due giri finali, farà il vuoto, guardato naturalmente, protetto dai compagni di squadra. Vedete la fatica è tantissima, si spingono anche rapporti duri. Il 53 sulla salita del castello può spezzare le gambe, è una corsa questa che veramente spezza le gambe. Vedete il suggestivo passaggio, pubblico straordinario, ha detto giustamente lo speaker della manifestazione che la vittoria più bella sicuramente è stata quella del pubblico. Vedete Pagnoncelli incita Gasparini che è partito all'attacco, Gasparini ha iniziato il suo attacco veramente micidiale, ha scavato subito un solco. Gasparini ha attaccato, ha frazionato questo gruppetto, vedete parecchi sono i secondi ormai che dividono il portacolori della Pagnoncelli, nettamente in testa all'undicesima edizione del trofeo Città di Brescia dai più immediati inseguitori. Eccoli qua al GPM, Pagnoncelli naturalmente ordina ai suoi due di non tirare, di coprire il compagno che sta volando. Momenti intensissimi, gruppo che si sta allungando nel tentativo di riacciuffare la fuga, ormai Gasparini è irraggiungibile, ha fatto un'azione potentissima la sua. Trofeo Città di Brescia che ha visto trionfare per 4 volte i bresciani con Roberto Ferrari, Matteo Bono, Claudio Corioni e Roberto Savoldi. Signori, siamo alle pedalate finali, iniziano gli applausi, da lontano vedete accolto da un'ovazione. Luca Gasparini, Pagnoncelli, vince l'undicesima edizione del trofeo Città di Brescia. Veramente una straordinaria vittoria per questo ragazzo della Pagnoncelli. Eccolo qui, esulta giustamente, una fatica enorme, ma è enorme anche la soddisfazione, lo potete capire dall'abbraccio che questo ragazzo riceve dal suo presidente. Bravissimo, veramente, Luca Gasparini. Classifica dell'undicesima edizione del trofeo Città di Brescia. Decimo classificato Cristian Benenati della Lucchini. Nono posto Marco Manenti della Palazzago. Ottavo Matteo Montaguti della Gavardo Tecmor. Settimo posto per Gabriele Orizzonte della Pagnoncelli. Come della Pagnoncelli è il sesto classificato Giovanni Carini. Quinto, sempre della Pagnoncelli, Bruno Rizzi. Quarto Jaroslav Maric del team FDB.com. Terzo Cesare Benedetti della Gavardo Tecmor. Secondo classificato Fabio Donesana della Palazzago. Vincitore Luca Gasparini della Pagnoncelli. Signore e signori, dal Colle Cidneo io ho concluso. Magic, magic, magic.